Iniziato da bambina, avevo all'incirca 8 anni perché l'avevano iniziato a fare i miei fratelli. Io sono la più piccola di 4 e loro cavalcavano già le pedane da un po'. A un certo punto ho detto: mamma, per favore, porta anche me, perché mi piace vedere i miei fratelli, voglio provare anch'io. Donne toste, ma gli uomini? Tanta determinazione ci vuole, anche con loro, che non sono abituati ad arrivare secondi. Secondo me in Italia si parla abbastanza di sesso, ma non di educazione sessuale. Credo che purtroppo sia vista quasi più come un tabù quella rispetto al parlare di sesso in maniera meno pudica, più volgare, no? Mi sembra che quasi sia più facile quello rispetto a creare una coscienza sessuale ai ragazzi. La pillola nel nostro secolo ha avuto un'importanza incredibile, perché poi soprattutto per noi donne, no? Nel senso che è stato difficile fino a quel momento poter decidere qualcosa, e quindi essere, diciamo, padrone di decidere una cosa del genere, penso che sia stata una rivoluzione assolutamente incredibile. Assumere la pillola sotto il profilo, diciamo, atletico non mi ha assolutamente cambiato nulla. Mi sono trovata abbastanza bene. Ogni tanto, siccome sono un po' una persona distratta, mi dimentico le cose dappertutto. Ogni tanto, sai, quando vai nei paesi oltreoceano, che c'è il cambio del fuso orario, alle volte diventa un po' complicato. Poi devo dire che non ho mai combinato disastri, per fortuna sono sempre riuscita ad avere un giusto rigore. Può essere che anche il fatto di condividere magari questo con le altre compagne, ogni tanto te la sei decorata, hai preso la pillola, quindi si creava un po' questa ansia, quindi alla fine è andato tutto a posto. Si può usare la pillola in continua. In che senso? Che noi possiamo saltare la pausa, che può essere di una settimana, 4 giorni, 2 giorni, a seconda del tipo di pillola, e andare sempre continuativamente, in modo da non avere le mestruazioni, per esempio perché abbiamo gli esami, perché per esempio andiamo in vacanza, perché ci dobbiamo sposare, ci vogliamo sposare, in altre parole, perché desideriamo avere un controllo migliore del ciclo. L'atleta lo fa quando per esempio avrebbe le mestruazioni il giorno della gara.